Maia, Carlo Slatuf, abbiamo anche, sedetevi qui, ho bisogno anche della, grazie, della traduttrice che ci sta seguendo, Alessandro è qui e viene anche lui qui, anche se ha detto che non vuole parlare, però non fosse mai, in qualche modo è parte in causa di questo progetto. Sì, zitto qui, buono. Questo è il primo. Ci stiamo, prendiamo un'altra sede. Vieni, Ale, prendi questo. Questo è il primo incontro, l'apertura di Comicasa nel 2012, che come l'anno scorso apriamo qui a Bologna, al Bartebli. Quest'anno il tema è rappresentare un paese che non c'è, la Palestina, con due autori diversi ma accomunati da questa difficile rappresentazione appunto di un paese la cui identità è continuamente negata, la cui esistenza non viene segnata sulle mappe geografiche e sulle mappe politiche. Carlo Slatuf, disegnatore brasiliano, unico ospite internazionale di Comicasa di quest'anno, è un autore che per ragioni personali di curiosità di cittadino ha visitato questo paese e ha cominciato a disegnarlo, a fare un'attività politica sostanzialmente di sostegno alla causa palestinese, che l'ha reso immediatamente famoso, usiamo questa parola che non ci piace ma non mi vengono come dire, sinonimi positivi, in particolare nei paesi del Medio Oriente ma un po' in tutta Europa, negli Stati Uniti, nel Sud America, attraverso la pubblicazione sul web. Tutti i suoi disegni, tutte le sue vignette sulla Palestina sono vignette regalate a chi le vuole usare. Lui è molto felice che vengano riprodotte anche su magliette, su gadget, sono completamente copyleft, perché l'importante è parlarne, l'importante è che quell'immagine colpisca chi la vede. E insieme a Carlos c'è invece Serena Schinaia, che è la vincitrice del premio reportage di Reality Draws, questa selezione che abbiamo fatto quest'anno per la prima volta a livello nazionale, e che è stata appena tornata dalla Palestina e ha seguito con Alessandro Taddei, che non parlerà, zitto, muto qui dietro di me. E sapete che nelle tragedie greche c'è sempre il personaggio muto, è lui. E Serena ha seguito la tournée del gruppo Ponte Radio nei territori palestinesi, e il suo compito era di fare un reportage libero su quello che vedeva, su quello che incontrava in questo suo cammino, nello stare con questo gruppo strano composto da ragazzini, famiglie, persone che fanno teatro, gli spettatori degli spettacoli, eccetera eccetera. Poi ci racconterà meglio cosa ha visto e com'è stata questa esperienza. E qui con noi voglio segnalarci anche Elena Dolin, che è un'altra selezionata del premio Reality Draws, che ha vinto invece la residenza d'artista. Sono due disegnatrici molto giovani che vengono dall'Accademia di Belle Arti di Bologna, ma con una qualità veramente molto interessante e uno stile assolutamente personale. Con noi c'è anche Daniele Barbieri, che qui essendo a Bologna lo devo dire, non è quell'altro Daniele Barbieri che ho visto, ecco lui, è un'altra persona come vedete, ed è un giornalista che ha seguito anche il gruppo Pontare, conosce la Palestina, ha scritto per il manifesto e che è qui con noi per interrogare su questo tema della rappresentazione di questo paese complicato, suo malgrado. Io darei la parola prima a Daniele. Non vogliamo? Partiamo da Serena, partiamo dai giovani, va bene. Partiamo da Serena, così subito ci togliamo questo dente. E quello che vedete sono appunto un pezzo del risultato del percorso di Serena. Serena, raccontaci cosa hai visto, com'è andata questa esperienza e se è possibile rappresentare questo paese in una storia.
buonasera a tutti. Un esordire su un paese come la Palestina è, credo sia molto faticoso, e sia soprattutto a causa di un'eredità anche abbastanza schiacciante, che quali disegnatori che l'hanno raccontata estremamente bene, l'hanno raccontata parecchio tempo fa in alcuni casi, di recente in altri. Mi riferisco a Giosacco, Guy Delisle e anche al qui presente Latouf, che in modo diverso e anche diversamente interessante rappresenta un po' l'aver disegnato la Palestina. È difficile perché è un paese difficilmente approcciabile se non attraverso gli stereotipi e i luoghi comuni, e anche attraverso, cioè soprattutto visivi. Mi riferisco a la cuffia tipica della, che ha guidato, insomma, che è stato un po' il simbolo della lotta palestinese all'occupazione israeliana. Mi riferisco allo stereotipo della donna araba, mi riferisco anche a quella del soldato israeliano con la divisa verde oliva, ma è un tipo di protesta che difficilmente oggi si coglie per le strade, e quindi difficilmente si legge attraverso gli stereotipi oggi, che restano per lo più non so, una memoria occidentale e collettiva in senso occidentale. E quindi raccontare un paese che è difficile approcciare quindi attraverso gli stereotipi è possibile, e in modo così semplice, attraverso dei frammenti, delle cartoline che sono un po' quelle che io ho cercato di ritrarre. Sono delle cartoline strane che in parte vedete intere, scusate, spero vediate bene, che un po' vogliono sintetizzare questo che è stato quello che è stato il mio passaggio attraverso i territori della West Bank e anche dei territori israeliani. Passaggio vissuto in modo strano, perché non è stato un averlo percorso in modo turistico. Microfono, per favore. Non l'ho percorso in modo turistico, ma mi sono prestata a questa esperienza di seguire una tournée di teatro e di conoscere quindi in modo immediato quello che può voler dire rapportarsi con la burocrazia in un territorio palestinese, quello che vuol dire avere a che fare con la gente semplice, intesa in modo di paese, e anche in modo quotidiano, i luoghi che varcavamo. E ogni luogo è stato vissuto per una settimana, 10 giorni, quindi ho avuto la possibilità di viverli. Questo è particolare perché è probabilmente l'unica cosa che permette di andare al di là dello stereotipo sul luogo, probabilmente vale per ogni terra, però per i territori palestinesi nello specifico. Perché da un lato sono molto simili a tutti i paesi dei sud Italia, dei sud del mondo, dei sud intesi in senso mediterraneo, però nascondono delle differenze che sono cogliibili soltanto con uno sguardo un po' più mediato dal tempo, da un'osservazione più oculata. E questo perché tutti i fenomeni militari sono sempre più mascherati e subdoli, e tutti quanti, e anche la protesta lo è. È ormai una protesta silente, è quasi un po' grottesca talvolta. E questo appunto è uno dei motivi per cui bisognerebbe guardare più attentamente la Palestina e visitarla da un altro lato, per poter cogliere tutte queste contraddizioni. E tutto il mio percorso mi ha dato la possibilità di vedere molti luoghi, di vivere molto Gerusalemme, che non è un posto propriamente palestinese, ma è una città internazionale. E tutti i territori più a nord delle terre occupate o occupate in passato, quindi Nablus, Sebastia, città più conosciute come Ramallah, posti
di passaggio, ritornando poi immediatamente magari in una Tel Aviv per poi ritornare a Gerusalemme, quindi vivere poi tutti gli scompensi indotti dal fatto che improvvisamente ci si trova poi in un paese estremamente industrializzato, modaiolo, e che rispetta tutti i canoni delle città, quei grattacieli insomma occidentali, per come le si intendono. Hai detto una cosa molto interessante, che è questa dell'oppressione latente e della resistenza latente, che è una caratteristica di questo paese che ormai da più di 60 anni ogni tanto compare sui giornali esclusivamente per fatti di sangue, per attacchi, no? Per situazioni di conflitto evidente, ma che vive quotidianamente questa forma di continuo assedio simbolico, reale, creato dalle suddivisioni dei territori, dalla gestione appunto delle acque, da forme purtroppo innovative e che spesso poi ritornano anche nelle nostre città. Cioè la modalità con cui Israele ha sperimentato e sta sperimentando sui territori interessano tutti come modo di modalità di controllo, no? del vivere quotidiano. Su questo io volevo chiedere un contributo da Daniele, che so che su questi temi insomma si è interrogato, ha riflettuto e insomma ha indagato. Ciao a tutti e a tutti. Allora, la prima cosa, visto che sono stato presentato come un giornalista, che in effetti è il mestiere che ho fatto più nella mia vita, è dire che lo faccio sempre meno, quello che scrivo non è particolarmente gradito, quindi non è pagato, non è pubblicato, mi restano i muri, mi resta il mio blog e mi resta qualche sparuta collaborazione dove quando mando 10 proposte mi diverto con mio figlio a dire: quali sono secondo te le più brutte? Queste due. Ok, queste due saranno sicuramente pubblicate. Quali sono le più belle? Queste due. Queste due sicuramente non saranno pubblicate. Detto questo, se ci sono dei colleghi, li invito a dire qualcosa su quello che succede qua, che è veramente grave, anzi, per dirlo in una parola sola, è uno schifo. Sapendo che quelli di loro che hanno la sensibilità di capire che è uno schifo, probabilmente ci proveranno e troveranno qualche capo o capa che glielo impedirà. Quelli che non lo capiscono probabilmente non sono qui, quindi li mandiamo a fanculo e ci togliamo il problema. Palestina, allora, oltre a quello che è stato detto, se c'è una cosa triste, se c'è una cosa fra le più tristi, credo che sia gli oppressi, le vittime si trasformano in oppressori, e questo è Israele, e questa è la prima cosa evidente a tutti quelli che un attimo vogliono capire, vogliono informarsi, che non si può dire nella libera Italia. L'altra cosa che non si può dire subito è che, anche se dicono che questo è l'unico paese democratico che c'è in Medio Oriente, eccetera eccetera, che è anche una mezza verità, democratico un cazzo, visto che non c'è neanche una costituzione, visto che la costituzione è un libro religioso, visto che chi non si vuole sposare secondo la legge religiosa ebraica deve andare a Cipro. Democratico? Non mi pare. La terza cosa che non si può dire quasi mai è che ci preoccupiamo anche giustamente che quei pazzi in Corea abbiano la bomba atomica, ci preoccupiamo anche abbastanza che quei pazzi in Iran abbiano forse la bomba atomica, ma perché in Israele non sono pazzi? E da quanto tempo hanno la bomba atomica, anche se continuano a negarlo e tutti quanti lo sanno? Tutti quanti sanno il giorno del primo esperimento, chi li ha aiutati, degli esperimenti successivi, gli arsenali che hanno. No, non se ne può mai parlare? Non si può mai dire? Ok. Un'altra delle tante bugie che non si può mai smentire è che
Sì, è vero, Israele ha fatto delle cose meravigliose, ha fatto fiorire il deserto, c'è sempre questa bella immagine retorica. Sì, con i soldi di chi e sulle spalle di chi? Chi costruì le piramidi? Quante persone sono morte per la Basilica di San Pietro? Questa parte della storia non si racconta mai? Non si racconta mai. Tantomeno si racconta per Israele. Censura totale anche su quelle fonti neutrali, attendibili, eccetera, eccetera, che di solito i giornalisti usano per aggirare le censure politiche. Se le Nazioni Unite o organi delle Nazioni Unite fanno sui bambini, sull'agricoltura, sull'acqua, su qualcuna di queste delle tante tragedie palestinesi un rapporto impressionante, voi potete stare sicuri che in Italia non viene pubblicato. Anche in altri paesi, diciamo in Italia in particolare, perché in Italia nella situazione della libertà di stampa, come sapete, siamo messi male. Con un'espressione tipica della scuola di Chicago, siamo nella merda. Siamo nella merda. Questo spiega perché quando di solito un italiano nel mondo viene ucciso o viene incarcerato, come in India, sapete, due poveri Marò, Parà, non so bene cosa sono, chiunque siano gli italiani incarcerati o ammazzati si piangono sempre come eroi, anche se non lo sono, ma anche qui ci sono delle eccezioni, per cui Vittorio Arrigoni, che era davvero un eroe, se vogliamo usare questa parola che non uso spesso, era davvero una gran bella persona, è stato calunniato dai giornali italiani prima di morire e anche dopo morto. Perché questo? Beh, c'è sicuramente in parallelo il fatto di non poter rivelare quanto sono stretti i legami militari e di vendita di armi e di addestramento di armi in Sardegna, per esempio, dove ci si sta addestrando per attaccare l'Iran, se gli Stati Uniti lo consentiranno. Comunque in Sardegna da molti mesi ci si sta addestrando, NATO, Israele e qualche socio, per attaccare l'Iran. Notizie che tutti voi sapete, che avete letto in prima pagina sul Corriere della Sera, su Repubblica, che avete sentito nell'apertura dei telegiornali, vero? Infatti. Quindi uno dei motivi per cui non si parla della vera solidarietà italiana di persone come Vittorio Arrigoni è sicuramente quello di coprire gli infami legami che ci sono fra la nostra industria e le nostre forze armate con Israele. Più in generale c'è un atteggiamento di servilismo. Potrei continuare, ma mi fermo qui. Come diceva giustamente lei e come diceva giustamente una didascalia, che però mi pare che non è di quella delle immagini che è passata, forse se è possibile passarne qualcun'altra sarebbe bello, perché a me sembra molto efficace il lavoro di sintesi che ha fatto lei. Come scriveva lei, andiamo sugli stereotipi, non sappiamo nulla e su quelli ragioniamo, se sapessimo di più probabilmente ci faremmo un'altra delle idee. A me, per esempio, lo dico in due secondi, è capitata una cosa molto buffa, cioè la prima volta che sono andato in Palestina sono andato come segretario di una parlamentare regionale qua dell'Emilia Romagna. Ho approfittato di questa occasione di fare il segretario e sono andato con una delegazione degli enti locali, comuni, province, eccetera, eccetera. Quindi stavo con gente più o meno di ogni tipo ed è stato molto interessante vedere queste persone che, forse anche giustamente rispetto al loro ruolo, che non è il mio, ma che insomma va capito, non volevano assolutamente mai schierarsi, loro erano lì per una serie di progetti con la Palestina, ma sempre molto attenti, no, a ufficialmente mai criticare Israele. Beh, insomma, quelli di loro che hanno girato, perché altri sono stati chiusi negli alberghi, quindi nulla hanno visto, quelli di questa delegazione che hanno girato, dopo due giorni non erano più molto neutrali.
perché comunque se proprio non sei un cuore di ghiaccio o un pezzo di merda, insomma, mettetela come vi pare, quando vedi il gigante che schiaccia il bambino, quando vedi l'oppressione, l'insulto ogni giorno, è un po' difficile che rimani neutrale, perché comunque chi sta neutrale sta col gigante contro il bambino, su questo non c'è dubbio. Quindi questa è stata la mia prima esperienza in Palestina, poi ne ho avuto altre invece per vedere appunto il lavoro di Ponte Radio, che è un lavoro difficile ma molto importante. Spero che Alessandro vinca la sua naturale timidezza e venga qui a dirci qualche cosa. Io farei girare tre domande e finirei, che se vogliono rispondere loro, se vuole rispondere Alessandro, se vuole rispondere chiunque. Le tre domande semplici semplici. Noi i nemici e le contraddizioni. Noi in questo caso siamo i palestinesi. In questo caso, come direbbe il comandante Marcos, se fossimo nel ghetto di Varsavia saremmo gli ebrei. Noi siamo sempre dalla parte di chi è oppresso, quindi in questo caso siamo dalla parte dei palestinesi. Se noi siamo dalla parte dei palestinesi, a me sembra che siamo messi male, perché le due principali forze politiche a me sembra che non offrano nessuna alternativa, per motivi che non sto a dire, né Fatah né Hamas. E così la pensate così anche voi? Neanche saranno fagliati. Neanche saranno fagliati. C'è una terza via, saranno fagliati. Ok, c'è una terza via e questa via ha una strategia, una proposta, è una proposta non violenta, è una proposta di resistenza, è una proposta due stati. I nemici. Il nemico in questo caso è Israele, in questo caso. Ci sono contraddizioni? È possibile che si torni a uno Stato lacerato come è successo in altri momenti della storia israeliana? Perché sbaglieremmo se pensassimo che lì sono tutti compatti. Non è così. Anni fa, molti anni fa però, c'è stato un movimento di opposizione che ha costretto Israele ad arretrare dalle sue politiche aggressive, che ha fatto aprire delle speranze. Ora sono tutte chiuse queste? Lo chiedo, non sono così esperto da azzardare una risposta, quindi lo chiedo perché non lo so. La terza domanda è sulle contraddizioni. Sono tante all'interno della Palestina e magari io non sono neanche in grado di valutare quali sono le più importanti. Una che a me colpisce molto è questa: eravamo abituati, e non era uno stereotipo, a conoscere una Palestina laica dove la parità tra uomini e donne era completa o quasi completa, per quello che possiamo dire. Oggi mi sembra che, per motivi soprattutto religiosi, per altri motivi, la situazione sia diventata drammatica. Anche noi che siamo dalla parte dei palestinesi ogni tanto ci censuriamo. Alcune notizie drammatiche di come le donne sono di nuovo schiavizzate, sono schiavizzate come in altri paesi, private di diritti, nei due pezzi di Palestina e soprattutto in quello controllato da Hamas, non circolano, ma chi vuole le può trovare. Mi sembra una tremenda contraddizione, un tremendo dolore e una domanda sulla quale interrogarci, e mi fermerei decisamente qui. Bene, le questioni sono tante toccate da Daniele. Io chiederei a Carlos, che so che ha molte cose da dire su questo tema, di partire da questo punto. Qualsiasi rappresentazione della Palestina si scontra con uno stereotipo, come ha detto Serena. Se tu parli di Palestina, sei antisemita, automaticamente. Lui lo sa, perché è stata la sua esperienza, lo sappiamo tutti coloro che hanno
preso una posizione pubblica rispetto a questo, si scontrano continuamente con questo enorme, no, questa ingiuria, questo colosso, questo senso di colpa in particolare per l'Europa. Quindi è possibile rappresentare la Palestina e scontrandosi con questo enorme golem, diciamolo così, no? Che è essere antisemita. Carlos, tu come l'hai vissuta? Che cosa pensi di questo? E poi se vuoi, insomma, raccontare come, perché, e per dire, per un brasiliano è fondamentale parlare, rappresentare la Palestina. Buonasera a tutti. I think no of you speak Portuguese, right? Ninguém fala português aqui. Okay. Antes de falar sobre a Palestina, eu queria falar sobre essa ocupação. Prima di parlare della Palestina, vorrei parlare di questa occupazione. Assim como vocês estão enfrentando esse problema com a universidade, com as autoridades, nós também no Brasil temos exatamente este mesmo problema. Così come voi state affrontando questo problema con l'università, così noi brasiliani stiamo affrontando lo stesso problema. Eu não sou universitário, mas eu tenho apoiado muito o movimento de estudantes lá no Brasil. Io non sono un universitario, ma ho appoggiato il movimento studentesco brasiliano. E eu queria dizer o seguinte: as autoridades, a prefeitura, a universidade, a polícia, eles podem tentar quebrar a moral de vocês, mas isso é impossível. La polizia, le autorità possono provare a fermare il vostro entusiasmo, ma questo è impossibile. Porque o estudante, o jovem, é quase feito para resistir. A resistência faz parte do íntimo dele. Perché lo studente è fatto per resistere, la resistenza è parte del suo stesso essere. Então, se eu estivesse aqui em Bologna por mais tempo, certamente eu participaria desse movimento aqui. Quindi se io restassi qui a Bologna per più tempo, certamente parteciperei a questo movimento. Então, queria só deixar aqui a minha solidariedade com esta ocupação. E se algum dia vocês precisarem de algum desenho, eu faço de bom grado. E voglio solo lasciare la mia solidarietà con questo movimento e dirvi che se un giorno aveste bisogno di un mio disegno, io sono pronto a darvelo. Eu queria agradecer o convite, dizer que é um grande prazer falar sobre a questão palestina. Neste espaço especificamente, não poderia ter escolhido espaço melhor. Vi ringrazio per la possibilità che mi avete dato di parlare per l'invito che mi avete fatto e soprattutto perché è fatto in questo spazio, non poteva esserci uno spazio migliore. Bom, sobre Palestina, se é possível falar sobre Palestina sem ser antissemita? Se è possibile parlare sulla Palestina senza essere antisemita? Bom, eu vou falar da minha experiência. Eu estive na Palestina em 1999. Eu parlo da minha experiência. Sono stato in Palestina nel 1999. Eu passei 15 dias na Palestina, conhecendo o dia a dia dos palestinos, né? E naquela época a situação nem era tão difícil como agora. Ho trascorso 15 giorni in Palestina a conoscere la vita quotidiana delle persone. La situazione allora non era tanto difficile come adesso. Eu passei 15 dias, mas poderia ter passado 15 minutos, seria o suficiente para saber como é que os palestinos vivem. Avrei potuto passare soltanto 15 minuti in Palestina e sarebbe stato sufficiente per comprendere come i palestinesi vivono. Para os palestinos, assim como para os estudantes italianos, não existe outra alternativa senão resistir. Per il palestinese, così come per lo studente italiano, non esiste altra soluzione se non quella di resistere.
Então, depois desses 15 dias, eu resolvi colocar o meu trabalho a serviço da causa palestina. Quindi, dopo questi 15 giorni, ho messo il mio lavoro a disposizione della causa palestinese. O meu problema não é com o judeu. Il mio problema non è con l'ebreo. O meu problema não é com a religião judaica ou uma questão racial. Il mio problema non è con la religione ebraica o non è una questione razziale. O meu problema é objetivo. Il mio problema è obiettivo. É o Estado de Israel, a entidade política chamada Estado de Israel. È lo Stato di Israele, l'entità politica chiamata Stato di Israele. Só que aqueles que apoiam o Estado de Israel, eles tentam associar Israel é igual a judeus. Solo che chi appoggia lo Stato di Israele tenta di associare lo Stato di Israele con l'ebreo. Perché aí eles podem dizer, bom, se você ataca Israel, você ataca os judeus. Così possono dire che se tu attacchi Israele, attacchi l'ebreo. Só que Israel não representa os judeus, assim como o Estado italiano não representa todos os italianos. Solo che Israele non rappresenta gli ebrei come lo Stato italiano non rappresenta tutti gli italiani. Non esiste un Stato che rappresenta tutto un popolo. Se non esiste, se non esiste nel mondo intero, perché avrebbe esistito in Israele? Non esiste uno Stato nel mondo che rappresenti completamente il popolo. Quindi se non esiste nel mondo, perché dovrebbe esistere in Israele? Então, eu acho que é possível, sim, você criticar o Estado de Israel sem ser antissemita. Per questo ritengo che sia possibile criticare lo Stato di Israele senza essere antisemita. Só que, como eu expliquei, quem apoia Israel tenta associar crítica ao Estado de Israel como ataque aos judeus, de propósito, para criminalizar qualquer crítica ao Estado de Israel. Però appunto chi appoggia lo Stato di Israele tenta di associare l'attacco allo Stato all'attacco all'ebreo e quindi a una criminalizzazione. Esatto. Bom, esattamente. Ah sì, no, è isso mesmo. Perché ho deciso di apoiare la causa palestina? Perché ho deciso di appoggiare la causa palestinese? Da mesma maneira che ho resolvi apoiare os Mapuche no Chile. Allo stesso modo con cui ho deciso di appoggiare i Mapuche nel Cile. Os egípcios na Primavera Árabe. Gli egiziani nella Primavera Araba. Os curdos na Turquia. I curdi nella Turchia. Os gregos lá em Atenas durante os protestos. I greci in Atene durante le loro proteste. Os republicanos da Irlanda do Norte. I repubblicani dell'Irlanda del Nord. Perché io acredito na solidariedade com os povos, o que o Che Guevara costumava chamar de internacionalismo. Perché io credo nella solidarietà tra i popoli, quello che il Che Guevara chiamava internazionalismo. Eu acho que toda essa esses tempos novos fizeram que com que a gente esquecesse o sentido da palavra solidariedade. Io penso che questi cosiddetti tempi nuovi ci hanno fatto scordare il significato della parola solidarietà. Perché io haveria di apoiar alguém che vive tão longe da minha terra? Perché non dovrei appoggiare qualcuno che vive così lontano dalla mia terra? Perché io haveria di apoiar os estudantes italianos se eu nem italiano sou e nem estudante eu sou? Perché dovrei appoggiare gli studenti italiani se io non sono né italiano né studente? Perché a gente sta no mesmo barco. Perché siamo sulla stessa barca. O problema che vocês passam aqui, a gente passa no Brasil, passa no Oriente Médio. Eu vou contar uma história para vocês. I problemi che voi vivete qui li passano i brasiliani, li passano gli arabi. Io vi racconterò una storia. Eu estive num campo de refugiados palestino no Líbano. Io ero in un campo di rifugiati palestinesi in Libano. O campo de refugiados no Líbano, de palestinos, não tem nada a ver com o Brasil. Nada. Zero.
un campo di rifugiati palestinesi in Libano non ha niente a che vedere con il Brasile. Non parlano la stessa lingua, non nascono nella stessa terra, non hanno la stessa cultura, non hanno la stessa religione. Non parlano la stessa lingua, non sono nati nella stessa terra, non condividono la religione. Ma qual è la semejanza? È esattamente uguale a una favela carioca. Ma qual era la somiglianza? Che era esattamente uguale ad una favela di Rio. As únicas três diferenças que haviam naquele campo de refugiados era. La única diferencia que c'era in quel campo di profughi. Eram três diferenças. Erano tre. A primeira eram as mulheres que cobriam o cabelo, a cabeça. La prima erano le donne con i capelli coperti dal velo. A segunda é porque a língua, o idioma dos letreiros era árabe. Segunda era a língua árabe. E a terceira é que os caras armados não eram traficantes de drogas. E a terza é que le persone armate non erano trafficanti di droga. A questão é, os comunistas, eu particularmente não me sinto comunista, mas os comunistas costumam falar sobre luta de classes. Il problema è, io non sono comunista, ma i comunisti usano, sono soliti parlare di lotta di classe. Ma questo negozio esiste. Ma questo problema esiste. Non è nem problema, è negozio, un troço. O que acontece? Esiste una musica no Brasil di un gruppo chamato Titãs. Esiste una musica in Brasile di un gruppo chiamato Titani? Titãs. Titãs. Eles dizem assim: miséria é miséria em qualquer parte, riquezas são diferenças. Miséria é miséria em ogni parte, é sempre o mesmo em qualquer. É sempre igual em ogni parte, a riqueza faz a diferença. Então a questão é o seguinte, gente: por que apoiar a Palestina? Por que apoiar o curdo? Por que apoiar o turco, o italiano, o grego? La questione è, perché appoggiare la Palestina, il turco, l'italiano, il greco? Nós falamos línguas diferentes, mas nós temos o mesmo inimigo. Noi parliamo lingue differenti, ma abbiamo lo stesso nemico. O inimigo dos palestinos é o mesmo que o meu, é o mesmo que de vocês. É uma luta universal. É por isso que o Vittorio Arrigoni poderia ter continuado vivendo aqui na Itália confortavelmente sem ter ido para Gaza. La lotta, noi condividiamo la stessa lotta, una lotta universale, è per questo che Arrigoni sarebbe potuto rimanere nella sua terra qui e vivere in maniera confortevole, senza problemi. Esatto, è perché ele sabia, ele entendia o valor da solidarietà. È perché lui sapeva, conosceva, comprendeva il significato, il valore della solidarietà. Então é isso que fez, por exemplo, a Serena ir até a Palestina, desenhar, mostrar sobre isso. Ela também não precisava ter feito isso. Ela poderia ter vivido a vida dela aqui, desenhando para propaganda de TV, propaganda de cerveja, sei lá o quê. Podia ganhar o dinheiro dela fazendo qualquer tipo de desenho. Questo è lo stesso motivo che ha spinto Serena appunto ad andare in Palestina per mostrare i suoi disegni. Lei sarebbe potuta rimanere qui e guadagnare attraverso la pubblicità e attraverso la TV. Então, o mais importante è a gente non perder di vista a solidarietà. Eu apoio a Palestina perché eu apoio o ser humano. Quindi la cosa più importante è non perdere di vista la solidarietà. Io appoggio la Palestina perché sostengo l'essere umano. Io appoggio as causas di resistência, sejam elas in qualquer parte do mundo, perché io acredito che no final das contas somos todos seres humanos, independente di che lingua você fale. Io appoggio la causa della resistenza in qualsiasi luogo del mondo perché credo che alla fine siamo tutti esseri umani. Eu queria mais uma vez agradecer aqui a atenção de vocês e me colocar à disposição de qualquer pergunta que vocês possam ter. Muito obrigado. Volevo ringraziarvi nuovamente per l'attenzione che mi avete dato e sono disposto a rispondere a qualsiasi domanda. Valeu. Qui pericolosi sono tanti giornalisti pieni di domande, quindi siamo attenti.
No, se c'è qualcuno che vuole intervenire, cioè questo è un microfono pubblico. Volevo chiedere a Carlos una cosa, al di là del valore dell'internazionalismo e della solidarietà che è pienamente condivisibile, vista l'occasione di avere comunque un brasiliano qui, sarebbe bello che ci dicesse qualcosa del Brasile, di quello che succede in Brasile, visto che lo vive comunque direttamente, visto anche il suo impegno come sindacalista, che cosa succede, che cosa si agita in Brasile e come vive questa situazione? Bom, além desse trabalho que eu faço, que me trouxe até aqui, é o trabalho que as pessoas conhecem mais fora do Brasil. Quel lavoro che mi ha portato qui è quello che le persone conoscono di più al di fuori del Brasile. Mas eu, além do trabalho que eu faço para a imprensa sindical, eu também produzo desenhos em solidariedade às causas no Brasil, como por exemplo o Sem Terra, o Sem Teto. Ma oltre al lavoro che faccio come per la stampa sindacalista, io lavoro anche in appoggio dei gruppi brasiliani dei Sem Terra, del movimento dei Sem Terra. E contro la violenza policial. E contro la violenza della polizia. Eu fui preso 3 vezes no Rio de Janeiro por fazer desenhos sobre violência policial. Eu sono stato arrestato 3 volte in Rio de Janeiro per aver fatto dei disegni, delle vignette contro la polizia. Mas é interessante que apesar de eu desenhar para os movimentos sociais do Brasil, eu sou mais conhecido fora do Brasil. Ma nonostante il mio impegno appunto in Brasile, la cosa più interessante è che sono più conosciuto al di fuori del Brasile. Porque assim como esse problema que o companheiro falou do Corriere della Serra, no Brasil a gente tem praticamente com todos os jornais, não é somente 1 ou 2, é todos, são todos eles. Todos eles são uma versão do Corriere della Serra. E il problema che abbiamo noi qua appunto col Corriere della Sera, in Brasile avviene con tutti i giornali, non... Agora, eu só queria tinha uma coisa que eu queria muito dizer, é o seguinte. C'è una cosa che vorrei, ci tengo molto a dire. Os italianos deram grandes legados para o Brasil. Gli italiani hanno dato una grande eredità al Brasile. Houve uma comunidade anarquista, saíram os italianos anarquistas aqui para causar problema lá no Brasil, que foi ótimo. Ci fu una comunità di anarchici italiani che andò in Brasile per creare problemi in Brasile. E foi ótimo. E fu perfetto. Então, eu espero que outros italianos como esses possam ir pro Brasil compartilhar um pouco desse conhecimento. Mas só vou pedir uma coisa. Spero che altri italiani possano venire in Brasile e dividere lo stesso questa azione, insomma. Ma só vou pedir uma coisa. Ma voglio chiedervi un'altra cosa. Só não mandem para o Brasil Monte e o Berlusconi, só isso. Per favore non mandate in Brasile Monte e Berlusconi. Dunque, per chiarire un po' il lavoro di Carlos, noi in questa occasione della sua venuta per Comikazen abbiamo pubblicato un libro che raccoglie le immagini che lui ha creato, che ha realizzato sulla situazione siriana. E quindi vi invito a dare un'occhiata perché non abbiamo la possibilità questa sera, non ci siamo organizzati di avere immagini da mostrare, ma chi vuole può comunque vedere il libro, dare un'occhiata per capire il suo lavoro, anche perché le sue immagini in realtà sono molto note, cioè forse anche senza saperlo le avete viste, sono postate miliardi di volte, a 130.000 follower su Twitter, non è su Facebook, anche se c'è scritto che è su Facebook, ma non c'è, no Facebook, no party, e quindi... per capire il tipo di disegno, di segno di Carlos, vi invito a dare un'occhiata, le immagini di questa sera che noi proiettiamo sono quelle di Serena.
Volevo, sì. Mentre ci pensi dico una cosa, che la sua bravura è anche la semplicità. Se guardate come un coccodrillo, a lui serve a fare un discorso, un coccodrillo è poco altro, c'è un discorso sulla Siria e sulla politica internazionale meraviglioso, un coccodrillo, niente di più. Grazie Daniele, volevo utilizzare questa tua frase per parlare proprio della questione della potenza delle immagini e di come le immagini nella loro potenza siano invisa al potere, facciano paura al potere e allo stesso tempo siano utilizzate sia in maniera, diciamo, per dare la propria opinione, ma anche per fare provocazione, che è un altro tipo di azione. E su questo tema spesso viene interrogato, in particolare per quanto riguarda la rappresentazione dell'Islam. E mi piacerebbe un tuo contributo su questo tema, le famose vignette su Maometto, la questione della rappresentazione dell'Islam, l'immagine come provocazione in sé oppure come provocazione fatta per altri scopi. Noi sappiamo che l'immagine per l'Islam è qualcosa di sacro, no? Qualcosa che va gestito con una grandissima cautela, vietato all'interno degli spazi consacrati, se non in maniera simbolica attraverso la scrittura, attraverso forme iconiche, eccetera, eccetera. Tutto questo è servito per creare un altro stereotipo, cioè che qualsiasi immagine non sia un attentato alla libertà di stampa quando parla dell'Islam. Mentre ci sono due voci in questi due modi di rappresentare questa questione e so che è uno dei temi che ti ha visto più anche battagliero e anche più, più lucido a mio avviso sulla questione, ad esempio come è stata gestita recentemente in Francia. Esse tema da liberdade de expressão, ele é muito importante e ele tem sido levado tem sido discutido muito a questão da liberdade de expressão em relação às charges de Maomé. Questo, il tema della libertà di espressione è molto importante ed è stato molto discusso in riferimento proprio alla vignetta su Maometto. Bom, eu vou falar como cartunista, porque eu conheço desse assunto sobre os reais motivos que esses cartunistas tiveram para representar Maomé daquela maneira. Io parlerò come fumettista, perché io conosco i reali motivi per che hanno spinto questi fumettisti a rappresentare Maometto in quella determinata maniera. Bom, como cartunista, eu sei como criticar e como agredir. Come fumettista io so come criticare e come aggredire. Eu concedi uma entrevista aqui para a Linda, tratando exatamente sobre isso. Io ho fatto un'intervista per la Linda proprio parlando di questo. Uma coisa é eu, por exemplo, chegar para a mãe de alguém e tecer críticas à mãe de alguém. Una cosa é andare dalla madre di qualcuno e fare delle critiche a quella donna, a quella madre. Eu posso dizer assim, olha, a sua mãe é uma pessoa autoritária, a sua mãe não é uma pessoa educada. Io posso dire, sua madre è una persona autoritaria, sua madre non è una persona educata. Isso é crítica. Questa è critica. Outra coisa é dizer assim, sua mãe é uma puta. Un'altra cosa è dire, sua madre è una puttana. Isso já não é uma crítica, isso é um ataque. Questa non è una critica, è un attacco. É difamação. È diffamazione. Então, os cartunistas em relação ao profeta Maomé. E quindi i fumettisti che hanno realizzato i disegni su Maometto. Na verdade, eles não estão questionando a liberdade de expressão ou criticando o Estado Islâmico ou o papel do islamismo. Eles não estão fazendo uma crítica. Eles querem difamar, desumanizar. In realtà i fumettisti hanno cercato non di criticare l'Islam, di fare una critica, ma hanno voluto diffamare l'Islam, di disumanizzare l'Islam.
O caso da rivista francese Charlie Hebdo. Il caso della rivista francese Charlie Hebdo. Eles publicaram uma série de charges, uma delas. Hanno pubblicato una serie di fumetti, una di questi. Uma delas era Maomé nu de quatro, eu não sei como é que se fala de quatro. Era una di queste, rappresentava Maometto a carponi, a quattro zampe. Mostrando assim o cu, né? Mostrando il sedere. O culo. Mostrando o culo. Com uma estrela. Con una stella sopra il culo. Como aquelas fotos antigas de pornografia, que cartaz de filme pornô que se colocava na rua, que botava a estrelinha assim no peito. Come nei poster dei vecchi film pornografici che si esponevano in strada con le stelline sopra il seno. Qual è la razão disso? Qual è la critica esattamente? Non esiste critica, è un attacco, è la diffamazione pura e semplice. Qual è il motivo di questo? Qual è la ragione? Non c'è, è solamente, non è una critica, è un attacco. Eu gostaria de ver, por exemplo, o cartunista do Charlie Hebdo fazer isso com Jesus Cristo. Imaginate se avesse fatto questo con l'immagine di Gesù Cristo. O então um profeta judeu. O con un profeta ebreo. Ele não faz. Lui non lo fa. Ele não tem culhão para isso. E non ha le palle per questo. Cojones. Se essa revista publicasse cartuns contra os cristãos, contra os judeus, contra os muçulmanos, contra os budistas, aí sim eu poderia entender. Ah, existe uma questão contra as religiões. Nenhum problema quanto a isso. Se la rivista pubblicasse i fumetti contro tutte le religioni, l'ebreo, il musulmano, il buddista, allora sì che potrei comprendere, allora sì che vedrei una critica a tutte le religioni. Mas desde os ataques de 11 de setembro. Ma fin dagli attacchi dell'11 settembre. Os muçulmanos têm sido alvo não só de charges, porque não, essa não é a primeira vez que se fazem charges contra os muçulmanos. Le riviste, la stampa internazionale è stata luogo di fumetti, di critiche all'Islam. Depois do 11 de setembro aconteceram vários incidentes contra muçulmanos na Europa. Dopo l'11 settembre sono successi vari incidenti contro i musulmani in Europa. Por exemplo, a charge de Maomé em 2006. Con, per esempio, la vignetta di Maometto nel 2006. O banimento de minaretes de mesquitas na Suíça. Il divieto di costruzione di minareti e di moschee in Svizzera. Nos Estados Unidos temos um pastor idiota chamado Terry Jones que promove a queima do Alcorão. Negli Stati Uniti abbiamo avuto il caso di un pastore idiota, Terry Jones, che ha bruciato il Corano. Temos agora esse filme produzido nos Estados Unidos chamado A Inocência dos Muçulmanos. Ora, abbiamo il film prodotto negli Stati Uniti, La Innocenza del Musulmano. E uma coisa me chamou a atenção. E una cosa ha catturato la mia attenzione. Em 2010, a Angela Merkel. Nel 2010, Angela Merkel. Ela premiou, pessoalmente ela premiou. E nel 2010 lei ha premiato personalmente o cartunista dinamarquês che fez a charge di Maomé con un turbante in forma di bomba. Il premiato il fumettista danese che ha pubblicato il fumetto con Maomé con una cabeça con una turbante in forma di bomba. Turbante a forma di bomba. O que significa isso? O que significa um chefe de Estado dando pessoalmente, nas próprias mãos, um prêmio de liberdade de expressão para um cara que enxovalhou, você conhece essa expressão? Enxovalhou os muçulmanos, humilhou os muçulmanos. Che significato ha questo? Quello di un capo di Stato che personalmente premia una persona che ha umiliato i musulmani. Professor, o senhor non deve lembrar, mas
a Europa già viu esse filme. Sicuramente il professore si ricorda che l'Europa ha già visto questo film. In tempi di crisi tem sempre un inimigo, o ele è un musulmano, o ele è un immigrante. In tempi di crisi c'è sempre un nemico, o il musulmano o l'immigrante. Então o que está acontecendo hoje na Europa me lembra muito, lembra, né? Não sou dessa época, mas é muito semelhante com o que aconteceu no início do século XX. Quello che sta succedendo adesso in Europa mi ricorda molto quello che è successo all'inizio degli anni del XX secolo. E veja bem, a gente vai nessa feirinha de coisas antigas que tem aqui em Bologna. Le persone vanno in queste fiere di cose antiche. E tem fotos do Mussolini, fotos do Mussolini, medalhas nazistas, normalmente assim, né? Cartões postais do Mussolini. E trova foto di Mussolini, medaglie, cartoline, Bella Vista. Você tem os skinheads, os neonazistas, não tem mais vergonha de andar na rua. Ci sono i neonazisti che non si vergognano più di andare per strada. Isso é perigoso. Questo è pericoloso. As pessoas se esqueceram. A gente vai nessa praça aqui onde tem o Netuno. E tem lá uma parede cheia de fotos de partisans que morreram na Segunda Guerra Mundial. Parece que as pessoas se esqueceram disso na Europa. A Segunda Guerra foi ontem, as pessoas já se esqueceram. Le persone sembra che siano già dimenticate. Se si va a Piazza Nettuno si trova una parete piena di nomi di partigiani che sono morti, ma la Seconda Guerra Mondiale è stata ieri, ma sembra che nessuno lo ricordi più. Então essa questão com os muçulmanos tem a ver com os imigrantes e tem a ver com uma história que a Europa já viu e sabe qual foi o fim. Quindi questo è il problema con i musulmani, ha a che vedere con il problema degli immigranti e con una storia che l'Europa ha già visto. Eu não tenho nenhum problema sobre liberdade de expressão. As pessoas têm o direito de dizer tudo o que elas quiserem. Io non ho nessun problema con la libertà di espressione. Le persone hanno diritto di dire tutto ciò che vogliono. Mas elas também têm que assumir responsabilidades. Ma devono anche prendersi le responsabilità. Bene, ci tenevo molto a aprire questa finestra, questa discussione, perché ha a che fare proprio col tema della rappresentazione, no? Col tema dello stereotipo, con l'assunzione di responsabilità che ci si prende direttamente nel momento in cui si disegna e che è evidente proprio perché il disegno è qualcosa che denuncia da sé la soggettività di chi lo fa, mentre la fotografia e il video, anche se sono punti di vista soggettivi, hanno la parvenza dell'obiettività assoluta, il disegno non può mai schermirsi, nascondersi dietro questa apparente facciata. Chi disegna denuncia il fatto che ha fatto direttamente quella cosa, cioè un elemento primitivo di soggettività. E mentre c'è qualcuno che sta cercando di mostrare l'immagine di Carlos sullo schermo, volevo chiedere se c'erano degli interventi. Per esempio Alessandro poteva dirci qualcosa di come è andata, no? Adesso, a parte gli scherzi, questa esperienza di portare normalmente nel territorio questa lunga tournée, che cosa ha raccontato della Palestina? Torniamo alla Palestina un attimo. Volevo solo dire questo, quando abbiamo deciso di fare il primo reportage, ci siamo interrogati su quale poteva essere il luogo in cui mandare la persona, il disegnatore o la disegnatrice che avrebbe vinto il premio. E vabbè, a parte che c'era questa occasione della tournée del gruppo Ponteradio, c'è stata molta discussione nel gruppo di persone che hanno promosso questo premio,
E un po' qualcuno ha detto, vabbè, ma la Palestina, basta, ormai tutti l'hanno disegnata, è un luogo comune del fumetto, e vabbè, adesso c'è stato Joe Sacco, non si può più dire niente, no? Cioè, facciamo qualcosa, perché parlare sempre di Palestina, no? Perché ci sono tanti luoghi nel mondo, perché dobbiamo stare sempre lì a Palestina? E tu, Taddei, perché continui ad andare in Palestina? Io vado in Palestina perché ho buoni amici in Palestina, perché ho costruito un lavoro in tanti anni in Palestina e gli ultimi palestinesi, come tutti, sono persone, le persone diventano buoni amici, possono lavorare insieme, possono costruire insieme percorsi. Questo vale nel teatro, penso nella musica, nei fumetti. Io sono andato in Palestina la prima volta molto, molto libero da questioni mentali. E dopodiché, intrecciando rapporti umani con le persone, io lavoro con 13 ragazzi, a questo punto erano adolescenti di 12 anni, 4 anni fa, e oggi sono quasi maggiorenni, per cui con loro ci sono stati 4 anni di viaggi, di tournée, di spettacoli fatti insieme ai libanesi del sud del Libano, ai turchi tedeschi di Berlino e a ragazzi di Alfonsini vicino a Ravenna. Per cui in realtà per noi era un rapporto diretto, umano, venivano a infrangersi tutte le sovrastrutture politiche. E in ultimo, dietro a tutte le facciate che venivano raccontate dai politici, piuttosto che dagli oratori, piuttosto che da chi era stato in Palestina, aveva visto tutta una facciata, quello che si scopriva erano le dinamiche della gente. Come dice Serena, in tutti i sud del mondo ci sono dinamiche, anche al nord, però sì che è vero che al sud hai dei tratti familiari, il concetto di famiglia, cioè come la gente vive in famiglia, quindi anche le paure che nascono all'interno del nucleo familiare, quindi anche le violenze che possono nascere all'interno del contesto familiare sulla donna, la questione del velo che negli anni si è trasformata moltissimo. Oggi vai a Beirut, e ha ragione Serena, come vai a Beirut, vai a Ramallah, vedi la ragazzina che ha il velo di Prada con le scarpe di moda, perché questo è il concetto di un'occupazione culturale fondamentalmente oggi in Palestina, punto. Vedi pochi soldati perché non c'è più bisogno? Vedi pochi resistenti perché sostanzialmente i ricchi delle classi palestinesi hanno fatto peggio che i soldati israeliani, cioè hanno fatto una classe, noi siamo privilegiati e i poveri che se ne frega, sostanzialmente i poveri sono quelli che vivono a Gaza, nelle zone rurali del nord della Palestina, Jenin, Nablus è stata chiusa da un checkpoint fino a un anno fa, è stata aperta da un anno e quindi piano piano cominciano sempre gli investimenti stranieri, soprattutto quelli statunitensi, che arrivano sotto forma e facciata di tante sigle che prima hanno sempre UN o UNICEF o piuttosto che USAID o UN aiuto per le mine, e questa è la terza occupazione che c'è in Palestina, cioè i soldi stranieri, i capitali stranieri, quasi sempre americani, e dopodiché sotto gli americani i vassalli, quindi tedeschi e francesi.